macro, categoria imprese, categoria consulenza. Il premio è quello di studio di consulenza dell'anno internazionalizzazione. La motivazione: per operare accanto alle imprese supportandone il processo di ingresso o di sviluppo sui mercati esteri, per l'approccio consulenziale che aiuta le aziende a realizzare il loro percorso di crescita, per l'esperienza ultra ventennale e per il contesto professionale unico. Andiamo a vedere subito a chi va questo premio. Il premio va a EC & Partners. Collegato con me il presidente Roberto Corciulo. Presidente, bentrovato. Bentrovata, bentrovata anche lei e grazie dell'invito e grazie per il premio, chiaramente, che insomma, di cui siamo molto onorati. Ecco, infatti la prima domanda di Pras è sempre questa, un commento a caldo del premio, naturalmente del riconoscimento anche nel contesto che stiamo vivendo, nel contesto attuale. Beh, sicuramente è un'emozione ricevere questo premio, per noi è la seconda volta che appunto lo riceviamo, quindi diciamo eravamo già abituati, però insomma è sempre un gran piacere, soprattutto in questo contesto, in questo momento non facile. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un anno non semplicissimo, però il nostro team, il nostro mondo di accompagnamento delle imprese sui mercati internazionali sta lavorando a pieno regime, ha sempre lavorato a pieno regime in tutti i mesi, anche nei momenti più duri, e quindi questo insomma per noi è stato un momento non semplice, ma questo premio è un po' un coronamento dello sforzo fatto e del lavoro che si sta facendo. Mi permetta di dire, Presidente, che il vostro ruolo è ancora più delicato in un contesto come quello attuale, perché sappiamo molto bene l'importanza di avviare dei processi di business per delle aziende all'estero, soprattutto quando ovviamente a livello interno c'è crisi, no? E poi è una crisi che stiamo vivendo a livello globale, però appunto ampliare gli orizzonti è un punto di forza in questo momento. Beh, sicuramente tenga conto, noi ormai lo facciamo, come avete detto giustamente, da più di 20 anni, siamo quasi vicino ai 30, ed è un modello di supporto alle imprese, diciamo, unico in Italia, nel senso che noi abbiamo 27 uffici su 17 paesi dove assistiamo le imprese italiane nei loro investimenti diretti all'estero. Inoltre abbiamo 28 partnership per cui siamo in grado di coprire oltre 44 mercati offline, e abbiamo attivato in questo momento, durante l'emergenza pandemica, anche delle partnership online che ci permettono di raggiungere 190 paesi nel mondo. Quindi abbiamo messo appunto a sistema tutte quelle che possono essere le modalità per supportare nei mercati le aziende. Il nostro modello appunto ha permesso e sta permettendo alle aziende di poter operare, continuare anche a seguire i propri investimenti esistenti, e quindi questo crediamo sia stato un grande risultato, proprio a comprova di questo modello che siamo riusciti a costruire in tanti anni di duro lavoro. E oggi sicuramente la situazione non è facile, il PIL in crollo in Italia porta le aziende a dover obbligatoriamente vedere i mercati esteri come modo di approccio. Chiaramente la non mobilità dovuta appunto all'emergenza pandemica sta creando dei problemi, e proprio per questo il fatto di essere noi presenti nei mercati permette di dare supporto operativo alle aziende, di dare delle risposte, di dare degli sbocchi concreti. E questo per noi è stato appunto un anno difficile, ma di grande soddisfazione, proprio perché siamo riusciti e stiamo riuscendo a dare questo tipo di risposte. Ecco, naturalmente viene da sé che l'obiettivo futuro è questo, cioè il potenziamento delle basi che avete sempre messo e posizionato, diciamo, in questa carriera quasi trentennale ormai. Appunto, noi abbiamo detto ultra ventennale, però insomma, come ha giustamente detto lei, sono quasi 30 anni. Sì, questo è un lavoro che, che abbiamo portato avanti, perché io sono, la punta dell'iceberg, rappresento un gruppo di ormai quasi
250 persone in giro per il mondo, di cui una trentina di italiani che risiedono in vari uffici, visto che noi seguiamo prevalentemente aziende italiane nei loro investimenti diretti, e quindi questo gruppo oggi riesce a fornire servizi, assistenza, consulenza, operatività alle aziende. Noi siamo di matrice tutori commercialisti e quindi il mondo principale in cui ci muoviamo è quello di assistere appunto nel day by day le aziende sui mercati, dare loro tutti i servizi di supporto, e chiaramente questo oggi è un valore aggiunto ancora più alto in questo momento, soprattutto in cui il mondo è entrato in questa situazione di non mobilità, che un po' ci stupisce. Il mio gruppo nasce subito dopo la caduta del muro. Io ho vissuto quella fase della storia del nostro mondo vicino. Noi siamo di Udine, e chiaramente rivedere queste barriere, ricrescere queste limitazioni ai movimenti è una cosa che fa specie, soprattutto in Europa, ma non solo. E allora, complimenti ai CM Partners e naturalmente grazie al presidente Roberto Corciulo, e insomma, guardiamo avanti alla prossima, al prossimo premio. Guardiamo sempre avanti, per noi il nostro motto è guardare avanti, e Ecco, questo è vedo. sicuramente un motto che portiamo anche con i clienti. Noi insomma cerchiamo sempre di dare il massimo, di accompagnare tutti, di dare supporto, ma soprattutto appunto, come ha detto giustamente lei, per andare avanti. Dobbiamo andare avanti, Ottimo. e la ringrazio di questo. Ci mancherebbe, grazie, complimenti e grazie per essere stati anche con noi. Grazie. Grazie, grazie, grazie a voi.